Mi spiace non vedervi e non sapete quanto mi dispiace non essere lì. Però, come diceva Laura, poi svelo, mia madre è caduta 2 giorni fa, si è fatta male e quindi devo essere a portata di tiro. Ho 83 anni e ha prevalso il senso di responsabilità di figlia, abbiate pazienza. Però mi dispiace molto. Io ho seguito stamattina un pochino, sono riuscita a seguire qualcosa nella diretta Facebook, comunque grande organizzazione, bravissima Caserma Archeologica e le due girls in particolare, super efficienti. Provo a darvi un punto di vista, dando per scontato tante cose, quasi tutti quelli che sono lì sono i miei compagni di nottate a discutere e parlare di queste cose, quindi do anche un po' per scontato l'approccio. Perché so che lo condividiamo, cioè questa l'idea che stiamo in qualche modo mettendo il naso in una comunità di pratiche molto diverse, molto eterogenee, che però a un certo punto scoprono di avere qualcosa in comune e quindi hanno la necessità di cooperare nella diversità, mettiamola così. Allora vi offro un approccio. Partendo dal fatto, oggi riflettevo mentre vi ascoltavo, siccome sono âgée, sono una signora di una certa età, io ricordo la formula magica degli anni 90, quando si cominciava a riflettere sulla necessità di ridare senso ai luoghi, tutto il dibattito comunitario europeo degli anni 90, sulla crisi delle città, sulla necessità di intervenire nei quartieri in crisi, lo stesso Fabrizio Barca, che è un mio guru da sempre, all'inizio degli anni 90 aveva lanciato questa idea delle iniziative locali di sviluppo. Insomma, c'è una letteratura, però la formula magica, il mantra degli anni 90 erano le 3 P, PPP, partenariato pubblico-privato. Questo in qualche modo avrebbe consentito di attivare e rigenerare luoghi abbandonati delle città. Il partenariato pubblico-privato come un'alleanza tra persone politiche privati in messaggi della riqualificazione. Questo ci ha portato il PPP ci hanno comunque condotto a una visione molto determinista e strutturalista della rigenerazione urbana, che in qualche modo individuava nei privati quei soggetti che attraverso l'investimento economico avrebbero di per sé riqualificato i grandi spazi e i grandi vuoti urbani lasciatici sulle spalle, diciamo, dalla città del Novecento. È una formula che già allora, già negli anni 90, metteva in crisi, perché in tutto questo mancava la C di cittadinanza, cioè nel partenariato pubblico-privato mancava qualcosa in mezzo. Cioè per quali comunità, per quali soggetti si stavano rigenerando le città. Inoltre è una formula che poi non ha avuto neanche esiti particolarmente positivi, insomma, la stagione del project financing, eccetera, eccetera, in qualche modo non ha, se andiamo a rileggere quelle pratiche scopriamo che non è successo quasi nulla, o quello che è successo non è stato neanche particolarmente di successo, ecco. Allora io vi propongo intanto di cominciare. Concordo e condivido l'idea che si debba parlare di nuove alleanze, perché il limite delle pratiche di rigenerazione urbana dal basso, consentitemi questa parola che detesto un po', però è così, è quella anche di avere... Pronto? Sì, siamo al limite. Mi sentite? Sì, stavi dicendo la verità e noi non l'abbiamo sentita. La soluzione, il limite è... Problemi, ragazzi, problemi vostri, l'ho detta la verità. Aspettate che faccio una cosa, perché è il mio wifi che non è particolarmente brillante, quindi mi metto... Così mi sentite? Sì. Ok. Dicevo, allora provo a riprenderla, dicevo, mi convince e penso che sia la strada giusta quella di costruire un sistema di alleanze che facciano sì che le pratiche dal basso la smettano di essere in qualche modo quei
i piccoli che hanno paura di confrontarsi con i grandi, perché c'è la sindrome infantile delle pratiche dal basso, che in qualche modo pensa sempre che di non avere abbastanza da dire, da raccontare, o comunque ha paura di entrare nel sistema. Quindi la verità, se posso ritornare sul tema della verità, è quella che non bisogna avere paura di costruire alleanze, perché è l'unica strada possibile. Però vi propongo anche di rigenerare le tre P degli anni 90 proponendovi quattro P. Cioè il perché siete lì, perché si sta costruendo una rete, penso in... Oh, pronto? Sì, ci siamo. Ci siamo. Ok. Perché spero che questo sia solo il primo appuntamento, intanto perché spero che al secondo appuntamento di poterci essere, ma poi perché ritengo indispensabile costruire, strutturare una rete di pratiche che siano in grado di raccontare e raccontarsi e pretendere attenzione. Allora vi propongo le 4P. La prima P è quella della perennità. Le pratiche di cui tutti voi siete protagonisti sono pratiche che devono tantissimo alle persone, i luoghi sono abitati da persone e acquistano senso attraverso il lavoro, la visione, la dedizione delle persone che ci stanno dentro, ma non è immaginabile che le pratiche dipendano sempre soltanto dalle persone che ci stanno dentro. Le case devono poter essere abitate anche da chi verrà dopo, non soltanto da chi le ha fondate, non soltanto dai fondatori. E quindi il tema della perennità è un tema importante, perché appunto le pratiche devono andare oltre le persone e il momentum che animano i luoghi e che abitano i luoghi. Spesso le pratiche sono soggette, e lo sapete tutti, al fluttuare dei tempi, alle scadenze delle concessioni, alle norme che fanno sì che bisogna riandare a gara, alle volontà politiche che cambiano. Quindi bisogna fare in modo che queste pratiche dipendano non soltanto dalla volontà politica, ma anche, cioè, dipendano anche dal diritto amministrativo, non soltanto dal momento e dalla magia che si genera per cui poi i luoghi vengono abitati. Allora, intanto sarebbe interessante, forse l'avete già fatto, ma non credo, capire quali sono i percorsi amministrativi dei luoghi. Cioè, ogni luogo ha una storia amministrativa, tendenzialmente faticosissima, immagino, però ogni storia è diversa, ci sono regimi di concessioni, di affidamenti di servizi, di gare, di appalti, da alcune parti qualche volta l'attuazione del regolamento della concessione dei beni comuni, che comunque è ancora molto giovane per poter essere una pratica amministrativa consolidata. Però capire quali sono i percorsi amministrativi dei luoghi, secondo me, è molto importante per capire qual è il rapporto con la pubblica amministrazione per lo stato autorizzativo dei luoghi, che spesso è quell'onere terribile che gli abitanti dei luoghi rigenerati hanno sulle spalle, e in ogni luogo cambiano a seconda degli interlocutori pubblici che hai davanti, dalle autorizzazioni delle attività di pubblico spettacolo, la somministrazione, il tema delle responsabilità e delle manleve assicurative che spaventano tantissimo gli amministratori, il tema dei canoni, dei cambi ricognitori, cioè tutto questa cassetta degli attrezzi amministrativa che in parte è obsoleta, in parte vede delle punte avanzate che però sono avanzate soltanto in alcuni luoghi, penso a Bologna, penso a Milano, penso a Napoli, però in altri luoghi anche più piccoli è molto più difficile avere, diciamo, un apparato amministrativo che consenta ai luoghi di crescere e di perennizzarsi. Quindi sarebbe interessante capire quali sono i percorsi amministrativi dei luoghi e quale storia dei luoghi ha ciascuno di voi, cioè quali sono stati i percorsi. Secondo tema per lavorare sulla perennità è le figure giuridiche dei gestori. Chi siete? Come mettervi in sicurezza? Come mettere in sicurezza
i gestori dei luoghi, gli animatori dei luoghi e gli abitanti dei luoghi, cioè come rendere solide le figure giuridiche che gestiscono in modo che queste siano generative e non costrette dentro degli ambiti che non sono i loro, associazioni, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, onlus, cooperative, imprese sociali, imprese culturali, abbiamo tutta la gamma possibile. Io penso che potrebbe essere interessante anche cominciare a tracciare queste diverse storie, storie di diversi percorsi amministrativi e storie di diverse figure giuridiche dei gestori, perché modellizzare non significa imbrigliare e in qualche modo stabilire che esistono regole che valgono per tutti, però significa costruire dei vademecum, dei canovacci, delle opportunità per altri che verranno, non soltanto per chi c'è già. Quindi sulla parola perennità secondo me bisogna lavorare cercando di individuare quali sono gli strumenti che servono per essere un po' perenni o comunque non così fluttuanti. Come ossimoro vi propongo però un'altra P. Alla perennità bisogna opporre il tema della precarietà, cioè i luoghi, i vostri luoghi, penso che debbano avere nella loro identità, nel loro DNA, l'apertura alla precarietà delle funzioni, cioè la capacità di aderire, adattarsi e cambiare a mutare dei bisogni. Costruire perennità e precarietà è molto difficile, perché naturalmente i percorsi si irrigidiscono, però penso che l'apertura alla modificazione continua sia un elemento indispensabile per riuscire in qualche modo a interpretare bisogni che cambiano, bisogni sociali, bisogni culturali che cambiano e cambiano molto velocemente. La terza P è la P di prossimità, cioè come si fa a essere precari e perenni? Lo si può fare se si è prossimi, se si è dentro le faglie, gli sfridi, se si è in grado di interpretarli e dare voce agli sfridi. E allora voglio citarvi se non lo conoscete, molti di voi lo conosceranno, però andatevelo a cercare, il discorso che fece Albert Camus quando prese il Nobel. A Laura l'avevo mandato una notte quando parlavamo di politica, se ti ricordi, Laura, perché è un manifesto politico quello di Albert Camus, scrittore. Cioè lui dice, vi leggo due frasi: l'arte non è ai miei occhi gioia solitaria, è un mezzo per commuovere il maggior numero di uomini, offrendo loro un'immagine privilegiata delle sofferenze e delle gioie di tutti. E poi lui dice: il silenzio di un prigioniero sconosciuto e umiliato dall'altro capo del mondo sarà sufficiente a trarre l'artista dal suo esilio, ogni volta almeno che arriverà, pur nei privilegi della libertà, a non dimenticare questo silenzio e a divulgarlo con i mezzi dell'arte. Io credo che queste due frasi di Albert Camus raccontino in qualche modo, diano il senso di che cosa vuol dire avere una missione di prossimità nei luoghi, che significa appunto star dentro quelli che chiamiamo le comunità di desideri, chiamiamo come vogliamo, ma tutto quello che sta fuori, tutto quello che in qualche modo è sulla soglia, cioè dobbiamo lavorare sulle soglie. E se ha un senso ragionare su le pratiche di rigenerazione dei luoghi, significa lavorare sulle soglie che non diventino porte, ma diventino attraversamenti, porosità che consentano di stare dentro e fuori, perché costruire le proprie comunità di illuminati non serve a chi è appena fuori e sta al buio. Quindi bisogna lavorare su quello che Sennett chiama la porosità, sulle città porose che consentono l'attraversamento e che consentano appunto l'attraversamento della soglia. E come si fa a fare perennità, precarietà e stare dentro delle dimensioni di prossimità? Lo si fa con la quarta P, che è quella della partecipazione, vale a dire allargare i confini delle comunità resilienti. Sapete, non mi ripeto, ma io c'ho il metaforone delle linee di crescenza, quei luoghi molli che stanno intorno alle ossa dure. Le linee di crescenza delle nostre città e delle nostre comunità sono sgradevoli, impaurite, disorientate, affaticate, incazzate, però possono esprimere una potenzialità
di creatività, di partecipazione e di desiderio di costruzione di comunità coese molto forte. Per riuscire a fare in modo che dentro queste linee di crescenza le persone, i cittadini, aumentino la propria consapevolezza, la consapevolezza di cosa significa essere cittadini e appartenenti a una comunità, significa costruire delle modalità che molti fanno, ma un po' più codificate, dovremmo riuscire a codificarle anche un po' di più, in modo tale che i confini appunto delle comunità si allarghino, condividendo, coprogettando, ma consentendo la partecipazione, sapendo che la partecipazione può essere anche sgradevole. Io non amo, e come molti sanno, e non condivido la mitologia della partecipazione tanto da Eric, come dicono i francesi. La partecipazione è uno strumento, non è un obiettivo. Ma la partecipazione deve poter prevedere anche la sgradevolezza di chi non è d'accordo. E stare fuori, in qualche modo uscire fuori dalla propria dimensione di chi è d'accordo, significa anche fare il lottatore nel fango, cercando di ascoltare anche coloro che non sono d'accordo o che hanno altro. Allora, la chiudo qua, mi dispiace molto non poter continuare a ragionare su questi temi, però credo che queste siano davvero le cose che contraddistinguono queste comunità di pratiche che Laura e Daria hanno messo lì miracolosamente e che devono riuscire in qualche modo ad andare oltre il sé, andare oltre le proprie esperienze locali per costruire e modellizzare. Un po' per consolidare chi c'è già, chi ha già fatto dei percorsi, però anche per dare strumenti a chi comincia adesso. E ce ne sono tanti, e ci sono tantissimi disorientati, giovani che vogliono nei loro paesi, nelle loro comunità, fare delle cose e non sanno neanche da che parte cominciare. Penso che essere stati dei pionieri significa anche mettersi a disposizione e penso che questa rete possa essere anche uno strumento per me, i pionieri che si mettono a disposizione di altri e questo credo che possa essere davvero molto, molto una nuova alleanza, non soltanto con i grandi, ma anche con quelli più piccoli. Un'alleanza intergenerazionale, se volete, e interinteressi. E poi vi benedico. Mi dispiace molto. Non no. Voglio andare a far chiacchiere. Ma tanto ci saranno altre occasioni ora. No, la segna di già. Cos'è? Il 29 febbraio e il 1 di marzo, segnatelo in agenda. Ancora dove? Non si sa. Non si sa dove, non si sa quando, portala tua mamma. E andiamo a posto. Okay. No, questo mi vuoi male, eh. Ma quanto ti è meglio? La mia mamma. Ok, grazie, grazie ancora. Grazie a voi, un bacio. Ma a più voci, voci da nord, sud, metropoli, aree interne, bisogno del mio programma, moderato da Matteo Camilomeo, Avanzi Base. Microfono. Scusatemi. Allora, si segna. Matteo Camilomeo è il moderatore di questo panel, appunto, Avanzi Base. Angelo Cardini, Faro porta l'esperienza, sì. Starlo, Faro, progetto Faro, ma anche del Festival Preci, che tra l'altro vede coinvolta, visto coinvolta anche Linda, Pietro, che ora non vedo, ma sono qua. Linda di Pietro, quindi a Preci, che è un piccolo paese in Umbria. Filippo D'Antillo, diciamo uno dei motori delle strategie aree interne, ora la strategia subisce un piccolo cambiamento, un piccolo di sospensione. Però Filippo è stato uno dei, cioè, uno dei coordinatori, no, di tutta la mappatura delle aree interne e ha affiancato Barca in questo grande lavoro. Leonardo Bieber è qui per Federculture, ma poi
poi anche una sua esperienza da amministratore e racconterà anche tutta l'esperienza della, dello studio per le culture per conto della Regione Toscana e di Anci sta facendo su San Sepolcro. E poi abbiamo Barbara Toschi, anzi grazie mille di essere qua, perché insomma quando spazzettivi per noi è un bel, le tre finestre che abbiamo inaugurato sono grazie al bando spazzettivi, quindi ora le rinauguriamo. Certo, scusate. Grazie. Non dico grazie a Laura e a Mario perché rischia di essere noioso, grazie a voi per essere qui numerosi, anche dopo un pranzo veloce, incredibilmente veloce per essere in Toscana, di venerdì, e quindi questa è una cosa molto positiva. Faccio una brevissima introduzione. Abbiamo un problema, abbiamo chiaramente un problema di tempo che si somma al fatto che siamo stati preceduti da Ilda Curti, quindi tenere quell'alto livello di riflessione è sempre un casino. Ci proviamo. Allora, mia brevissima introduzione. Allora, mozione d'ordine, abbiamo una titolazione piuttosto lunga, direi di tagliare le città metropolitane dalla titolazione, quindi non ci occupiamo di città metropolitane, anche perché stamattina ci è stato detto più volte da più persone che abbiamo un tema molto rilevante che riguarda la sostenibilità, la dignità del lavoro e l'importanza di questi progetti soprattutto nelle aree a bassa densità e nelle aree interne, non che non siano importanti nelle città metropolitane, ma forse, e arrivo alla questione sollevata da Roberta, forse abbiamo un grosso problema di selezione avversa. Roberto ha usato questa espressione che mi è molto cara, ho avuto un'infatuazione giovanilistica quando ero studente di economia sui fallimenti di mercato, sono un grande appassionato di fallimenti di mercato e mi ricordo quando studiavamo la selezione avversa, quella cosetta lì è piuttosto importante in economia, è molto importante nelle politiche pubbliche. E quindi come facciamo a evitare che nascano esclusivamente dei progetti belli, generativi, a fortissimo impatto e a produzione di esternalità solo in quelle aree dove appunto c'è una alta densità e dove c'è forse un mercato? E quindi qui siamo di fronte a una sfida, doppio salto mortale con abitamento. Prendo questo pezzo della titolazione anche perché siamo a San Sepolcro e anche perché appunto, come dicevo stamattina, il tema è stato richiamato più volte. Ora credo che l'incontro di oggi, io mi scuso, non ho potuto partecipare a quello di ieri, però l'ho trovato molto maturo, è un dibattito che non ci sarebbe stato 4-5 anni fa, o comunque non c'è stato 4-5 anni fa. Veniamo da una stagione che è stata anche testimoniata dai numeri che ha tirato fuori Roberta col bando Cultura Ability, una stagione estremamente generativa di esperienze e di persone che si sono messe in gioco, e siamo di fronte a una sana, credo, riflessione sul fatto che si è usato questa espressione qualche mese fa. La rigenerazione urbana e la rigenerazione degli spazi è stata anche una grande illusione per molti. Per molte persone quella storia e quelle storie di rigenerazione degli spazi erano un'illusione, perché diverse persone, alcune delle quali forse sono anche qui, pensavano che si potesse trovare una ragione di vita professionale, anche una ragione di vita, e che questa fosse dignitosa. Oggi questo passaggio l'abbiamo messo in discussione, mi sembra, stamattina. E quindi mi piacerebbe in particolare metterli in discussione nel contesto delle aree interne, dove è ancora più evidente, e, però provando a fare un passo in avanti rispetto a stamattina. Mi sembra che stamattina sia stata una mattina di problem setting, come direbbero gli esperti di politiche pubbliche. Forse adesso dobbiamo anche cominciare a discutere di che cosa si potrebbe fare per superare questi problemi. Il richiamo di Laura alle alleanze, ai partenariati che da questi due giorni potrebbero nascere, mi sembra anche che vada in questa direzione. Quindi vi chiederei, in un ordine, si comincia sempre dalle donne, quindi comincerei proprio
proprio da Barbara, vi chiederei di portare un po' la vostra esperienza, soprattutto evidenziando quello che non ha funzionato e forse quello che potrebbe funzionare. Prendiamoci pochissimi minuti, perché mi piacerebbe, per quanto insomma il tempo lo consentirà, di essere un pochettino più dialogici, o più dialogici possibile, quindi facendo un secondo giro. Buonasera a tutti, io sono Barbara Tosti, Fondazione CR Firenze, responsabile del settore arte e attività culturali. Per corrispondere alla richiesta del nostro moderatore, mi prendo 2 minuti semplicemente per illustrarvi dei dati legati alla misura che la Fondazione ha attivato a partire dal 2017, dedicata appunto alla rigenerazione urbana del territorio, di riferimento della Fondazione. Bene, va bene. In questo triennio sono approdate in fondazione 120 idee progettuali. Il bando era destinato specificatamente ai comuni che dovevano detenere l'immobile e dovevano costituire un partenariato con il terzo settore, le associazioni culturali eccetera, che avrebbero poi animato lo spazio. La misura è da 3 milioni di euro e abbiamo quindi attivato dei finanziamenti ad oggi per oltre 2.200 e a fronte di tutti questi bei numeri, 20 progetti legati al territorio dell'ex provincia di Firenze, una decina sull'Aretino e 6 sull'area di Grosseto, della provincia tra cui appunto anche il comune di Follonica. Ecco, questo è un po' i progetti realizzati si qualificano per sia aree all'aperto che luoghi al chiuso, la maggioranza dedicata all'innovazione e alla cultura, altri invece tipicamente all'aggregazione sociale. Sono attivati poi anche dei partner locali cofinanziatori, quindi questo sono stati alcuni comuni molto performanti, come si diceva stamattina, perché sono riusciti ad attirare anche altri finanziamenti, fare fundraising, per circa un quarto delle loro iniziative. Qui abbiamo portato degli esempi che quindi a questo punto bypasso. I comuni con cui abbiamo interagito sono molto piccoli, quindi abitanti, 2.000 abitanti, fino a quelli più numerosi, dei 20.000-30.000 abitanti. Criticità che abbiamo riscontrato: per quest'anno, il 2020, ci prendiamo un anno di riflessione, perché dobbiamo approfondire la tematica e sono molto grata dell'invito di oggi. Quindi sono venuta con molto interesse, perché ci attende in fondazione un periodo di studio e di analisi. Vi chiederei una cassetta degli attrezzi, una bibliografia, cioè i ricercatori qui presenti, gli esperti di questa tematica, l'istituzione che rappresento chiede una mano in questo senso, perché noi abbiamo la fortuna di sedere su una cassa, una cassaforte in qualche modo, ma il nostro compito è riuscire a investire al meglio queste risorse. Quindi grazie al supporto tecnico delle istituzioni che già si centrano in questo e di voi che siete operatori professionisti, pionieri della materia, sono sicura che riusciremo a trovare una quadra, almeno nel nostro territorio di riferimento, che vede esperienze così belle come quella che avete realizzato in tutti questi anni. Problemi. Dal mio punto di vista, i piccoli comuni hanno bisogno sicuramente di aiuto e supporto. Fondazioni importanti come Cariplo riescono magari, grazie alle loro competenze, a supportare in questi comuni. Qui nel nostro territorio, secondo me, manca un soggetto, un terzo soggetto, che possa mettere in connessione il finanziatore illuminato, il mecenate illuminato, e la realtà territoriale, che è molto poi ben vissuta e sentita dalla cittadinanza, però non hanno le capacità di progettazione sufficiente. Questo è un primo tema, e quindi voi che siete degli esperti dovreste in qualche modo riuscire, anche magari mettendo in piedi un progetto specifico su questo con noi anche, riuscire a capacitare, cioè quello che noi abbiamo capito in questi 3 anni di progetto è stato questo, la necessità di capacitare sempre di più questi interlocutori che sollecitiamo con queste misure, ma che altresì poi, per esempio il tema della sostenibilità economica, anche noi come Fondazione Poli Sud per un certo periodo diventava un criterio di valutazione, poi la Commissione si è resa conto che non lo poteva chiedere, cioè, ma l'ha capito in fieri in qualche modo, non l'ha capito all'inizio, quindi noi abbiamo i nostri limiti anche noi, ecco. Quindi un aiuto in questo senso sarebbe provvidenziale. Questa è la prima criticità, perso il territorio.
passerei la parola a Filippo, che per quanto la strategia all'interno sia dormiente, gli strateghi non dormono mai. Piace, mi sento. E quindi cosa avete imparato voi con la strategia rispetto all'esperienza di rigenerazione e se credete che questi progetti possano essere pivotali nel fare strategia? Sì, sì, assolutamente dico sì a tutte le domande subito e le articolo. Cioè noi abbiamo fatto sostanzialmente un lavoro su 72 aree del paese. Sono 72 aree, io le ho guardate in queste 72 aree e devo dire in qualche maniera guardare le aree interne poco popolate è più facile, nel senso che ci sono meno persone e spesso i meccanismi emergono più chiaramente che in aree densamente popolate. Gli attori, come si chiamano, dei territori non sono più di tanti e diciamo è facile, diciamo, è possibile, ecco, guardare il mondo più al microscopio in queste aree che spesso in un'area urbana senza rischiare di perdersi dei pezzi importanti. E diciamo che in queste aree ci sono quelli che si chiamano ufficialmente gli innovatori, no? Gli innovatori da noi, al grado zero, diciamo, delle aree interne, sono tutti coloro che si sono resi conto, diciamo, che c'è bisogno, per fare di economia, per sopravvivere, c'è bisogno di fare società. Questo è proprio il grado minimo dell'innovazione, cioè il gradiente sociale dell'economia, diciamo, di cui... E all'interno di questo, diciamo, gruppo di innovatori ci sono proprio gli innovatori culturali, cioè quelli che... per fare società, diciamo, usano la leva culturale. Scusate se sono un po' riduttivo delle grandi varietà di esperienze, ma sto facendo un racconto medio di quello che io ho visto. E, dunque, cos'è che la prima cosa che mi viene in mente? Allora, 72 aree hanno fatto 72 progetti. Ora, in tutte e 72 i progetti ci sono delle strutture come quelle in cui stiamo lavorando oggi. Ossia, ci sono o sono nel libro dei desideri, in tutte le strategie ci sono... nell'area tiberina, diciamo qui, che è un'area interna sulla quale abbiamo lavorato, c'è la caserma ecologica, ne abbiamo tante, abbiamo di natura diversa, il patto del Simeto e tanti altri, no? In molte altre non c'è nulla di questo genere, però nei progetti c'è sempre la necessità di costruire uno spazio generativo, culturale, che ci viene proposto e spesso ci viene anche indicato spesso un immobile, uno stabile o un luogo, perché nel caso delle aree interne la parte, come dire, che non ha più valore, che ha perso valore, che ha bisogno di essere reinventata, spesso non è soltanto un edificio, ma è proprio l'intera area che ha perso il suo valore d'uso completamente da un'economia della montagna a un'economia che non esiste più. Quindi diciamo questo è, quindi come dire, lì si allarga, diciamo, anche a uno spazio che può essere una malga, un bosco. Infatti diciamo abbiamo, come dire, dei soggetti di questo genere che sono anche delle reti di impresa che si occupano di bosco, che diventano di fatto più o meno consapevolmente quasi, come si diceva ieri, questa parola un po' tecnica, il corpo intermedio, perché si è creato un vuoto di abbandono in quello spazio. Allora, queste quali sono le caratteristiche di questi soggetti? Allora, sono molto legami molto pragmatici tra gente, diciamo, che parte, è un legame molto pragmatico, spesso sono associazioni 2.0, non hanno nome, non hanno strutturazione, non hanno strutturazione molto leggera. Ora, in regioni dove c'è un associazionismo forte o tradizionale, come la Toscana, si diventa rapidamente associazioni, in altre zone no. Si passa molto tempo, si rimane un gruppo su Facebook per 10 anni prima di diventare qualcos'altro. E sono, diciamo, caratterizzate sono dal basso, vengono, questa espressione che non piaceva mai, ma comunque, diciamo, nascono per mutualismo, diciamo, per appunto reti di produzione, diciamo, necessità di distribuire almeno le perdite in queste aree in cui lavoro io, mettiamo conto ormai la produzione, diciamo, per esempio agricola o di alcuni prodotti, le perdite del mercato vengono distribuite lungo tutta la catena, quindi si fanno delle reti di filiera, non più delle reti orizzontali, però si parte dal boscaiolo e si arriva fino al fabbricatore di violini e questi soggetti stranamente vanno a occupare uno spazio che è stato lasciato vuoto dalla politica. Così un altro elemento è quello della passione, diciamo, della necessità di mettersi insieme per sopravvivenza, e quelli sono i bisogni, però c'è il bread, proprio il pane, però ci sono anche le rose, anche per necessità, per passione del cambiamento, e la passione del cambiamento è quella che oggi ci unisce tutti qui e che ci fa pensare, che mi ha fatto pensare che le rentene contengono ancora molto del futuro di questo paese, che non è soltanto un luogo in cui si intrappolano i bisogni, lì non c'è possibilità di sognare, perché bisogna prima risolvere le necessità, necessità che poi non vengono mai risolte, quindi non si potrà mai sognare nella sostanza, così come è messa ufficialmente. Allora, dunque, queste, e nello specifico, diciamo, queste, le caratteristiche di questi soggetti sono delle, diciamo, potremmo dire così, sono delle cucine,
permettetemi ancora di lavorare, ragionare in termini di questi spazi rigeneranti che si propongono, questa, che siano culturali o no, sono delle cucine modulari che sono sempre aperte al nuovo, tendono a proporsi come delle strutture che tendono a aprirsi continuamente, anche perché hanno l'idea della rigenerazione, è un fenomeno costante che deve alimentarsi. Noi stessi spesso siamo stati motore del fatto di mettere insieme della gente, ecco, queste persone che sono, noi abbiamo messo insieme, poi hanno pensato, beh, continuiamo questa operazione di rigenerazione, di scouting, di ricerca di quello che c'è sul territorio. Infine, diciamo, per quanto riguarda le cucine culturali, ecco, per arrivare qui nel nostro ambito, diciamo, ecco, c'è pure un tema che, diciamo, molto strumentale per me, per le politiche pubbliche. C'è una carenza di pensiero di cosa faremo di queste aree, cosa faremo di tutto ciò che non è centro di Milano in questo paese oggi. Questo è il problema, vero, no? Che futuro ha? Allora, lo slancio un po' visionario, diciamo, spesso strumentale, diciamo, per l'uso strumentale anche della cultura e dell'arte, diciamo, è essenziale. Quindi queste sono spesso delle cucine dove si immagina, dove si visiona, dove si immaginano dei futuri futuribili, diciamo, 20 anni, 30 anni, come saranno. E in più si parla, un altro elemento costitutivo di queste cucine culturali è quello di proporre il tema della cultura come un diritto di cittadinanza, fortemente caratterizzato da questo, cioè come un diritto accessibile, aperto all'accesso di tutti, accessibile a tutti, in qualsiasi forma, anche dal punto di vista economico. Quindi questo, diciamo, abbiamo questo è un po' il quadro che è venuto fuori. Sono sostanzialmente oggi, diciamo, messa così, non è più un gruppo, un polviscolo di iniziative, di buone pratiche, di isolamento, ma inizia a caratterizzarsi un po' come un sistema. Questo abbandono del pensiero di queste aree, del pensiero e abbandono di investimenti, di tutto, diciamo, che sono più della metà del territorio nazionale, e non sto parlando soltanto delle aree interne, sto parlando di tutto ciò che non è centro città, è stato in questi anni oggetto di politiche di tipo residuale, di fondi compensativi, di politiche di emergenza. Anche il bando è una politica residuale, tutto sommato, cioè non è una politica ordinaria che assume quello spazio come uno spazio normale, dove si viene, si interviene con uno strumento quasi eccezionale. Allora, questo sistema oggi un pochettino si caratterizza, come un sistema di infrastrutturale in grado di generare lavoro e valore economico. Poco, ma c'è questa cosa, diciamo, al momento c'è. Questo può essere il punto di partenza per anche rivendicarsi. Questi soggetti spesso richiedono, direi che potremmo dire che sono in cerca di nuove istituzioni, perché l'istituzione attuale, l'organizzazione delle istituzioni oggi, non è adeguata per affrontare questa nuova tipologia di soggetti, perché effettivamente è nuova, che viene fuori con delle caratteristiche diverse di quello che c'è stato fino adesso. Quindi, diciamo, quindi l'ultima cosa prima di arrivare al punto, diciamo... velocissimo, sì. Allora, dunque, diciamo, il quadro in cui ci muoviamo è cambiato, c'è stata questa crescita di diseguaglianze, no? con la concentrazione di investimenti in alcuni posti che continua anche in ambito culturale. Pensate in questi anni anche alle politiche degli attrattori culturali, che sono diventati da 100 patrimonio diffuso, poi 10, poi 11, quindi sono sempre meno i luoghi dove si investe pubblico e privato contemporaneamente. C'è questa evoluzione di nuovi soggetti di cui parliamo, e c'è anche da considerare che in ambito culturale il mercato è cambiato, è un trend che noi vediamo, non si può misurare più la sostenibilità in base a quanti si sbiglietta l'ingresso, no? Ma se noi guardiamo, oggi si spende di più in corsi di scrittura che comprare libri, più in dispositivi per fare riprese che per andare al cinema. Sta cambiando, il trend è molto chiaro, si sposta molto alla produzione più che al consumo, come un tempo si intendeva. Arrivo all'ultima parte, cosa si può fare? Secondo me c'è un orizzonte politico, diciamo, più lontano, diciamo che, in qualche maniera bisogna chiedere un cambiamento in un assetto istituzionale, perché la rigenerazione urbana possa diventare veramente una politica pubblica. Intanto investimenti, e non solo politiche residuali, investimenti, non soltanto, appunto, pensiero, un pensiero, sviluppo pensiero, e quindi un investimento.
superamento dell'approccio settoriale, noi che lavoriamo nei posti, sui posti, lo sappiamo benissimo, il posto è del comune, le politiche culturali sono di competenza dell'assessorato alla cultura, ma però per vivere devo parlare con la scuola e quindi c'è da che vedere con la scuola. Insomma, l'approccio settoriale visto da una pietra, da un sasso, da una casa, non ha più significato. Diciamo, quindi bisogna pretendere anche questo. E inoltre, diciamo, come ci racconterà anche lui, diciamo, è molto importante investire sulle capacità locali di intervenire sui posti, cioè sulle competenze e coinvolgere i beneficiari di quello che si immagina di poter fare, per avere competenze e per avere collaborazione pubblico-privato reale. E infine questo è l'orizzonte politico, l'orizzonte sindacale è molto più preciso, bisogna far precipitare questa roba per terra. L'orizzonte sindacale significa ragionare a bocce ferme, ok, vorremmo una politica di questo tipo, oggi non ce l'abbiamo, oggi che abbiamo i bandi, il bando, vogliamo ragionare sul bando, il bando, superiamo il bando, secondo me va superato, no? Si può fare, noi come SNAI abbiamo sperimentato in vari luoghi, senza riuscire spesso a farlo diventare sistemico, delle modalità di superare l'approccio di bando, intanto perché si possono fare così come sono pensati, li conosciamo tutti e ci obbligano alla precarietà, a quello che si è detto. Allora si può iniziare a ragionare su nuove forme di evidenza pubblica, perché per il pubblico giustamente un disgraziato, delinquente, approfittatore vale come una persona per bene, diciamo che così è, uno vale uno, e quindi deve avere la stessa opportunità di accedere. Si possono fare dei bandi che delle evidenze pubbliche che tengano conto di chi sappia, chi sa dare valore d'uso e chi non lo sa dare a un luogo. Questo è un elemento. Un'altra questione, si può pretendere, perché precipitare anche che i bandi siano costruiti in maniera partecipata dai beneficiari e dai portatori di competenze. È una cosa che si può fare, cioè invece di che si costruisce un bando così con chi lo sa fare, chi già lavora, che sa definire quanti sono gli importi per sopravvivere in quel momento e quali sono i possibili spazi. Terzo aspetto, i bandi possono prevedere delle forme di scorrimento, di verifica costante e quindi di non diventare perenni in qualche maniera, come diceva, ma mettere a fuoco dei meccanismi che ci permettono di ripensarci e di aprirci regolarmente a novità. Così come si può mettere anche un altro pezzo in questo caso, che riguarda la clausola di salvaguardia sociale, che potrebbe tutelare il lavoro. Esiste la clausola di salvaguardia ambientale, si può pensare di introdurre anche una clausola di salvaguardia che tuteli i lavoratori, che si riconosca lì dentro che i lavoratori della cultura hanno certe caratteristiche, o che un intervento culturale dove si richiede anche la vendita di birra sia tassato meno, no? No? Rispetto a quello che è nei negozi. E l'ultima cosa, la sostenibilità, se ne è parlato stamattina, si può misurare in un'altra maniera, non è un problema, una cosa può essere sostenibile in 10.000 maniere diverse, se deve essere costi e benefici siamo tutti tagliati fuori, immediato, no? Ma se possiamo misurare tra 2 anni o tra 3 anni, dandosi un sistema sano, che sia misurabile, gestibile, per cui tu sai che in un tot di anni, questo ci permette anche di definire la durata della consegna in questa maniera. Inoltre, strumenti nuovi, se l'ha detto stamattina, quindi dopo i bandi si può intervenire su strumenti nuovi, accesso, sostanzialmente accesso ai beni pubblici, regolamenti di beni comuni, questi li conoscete meglio voi. E gli alleati, se si diceva alleati è molto importante, la SNAI lo è stato fino adesso a livello centrale, abbiamo tirato molto troppo per una certa amministrazione pubblica, quindi però sapevamo, si fanno 2 passi in avanti e poi se ne fa uno indietro, la speranza comunque di aver fatto comunque un piccolo passo in avanti, e quindi esistono le strutture nazionali che sono in grado di recepire anche a livello nazionale questa cosa, e poi c'è la necessità di intervenire a livello locale sapendo che le alleanze si possono fare sul territorio. Io non voglio andare oltre, ecco. L'ultimo. Ho parlato tanto? Alla mia. Più che altro io non ho niente da dire, Filippo. Scusate, se sono con il tracciando, ogni tanto Laura ti dirò un calcio. Sì. No, io mi ero ho detto che non voglio parlare delle esperienze, no, che facciamo nei territori, ma voglio parlare invece di temi, di problematiche e di strumenti. Poi è arrivato Filippo, ce l'ha dette tutte. No, aggiungo una cosa, io a proposito di, sono contento che abbiamo tolto città metropolitana, perché, o area metropolitana, perché effettivamente io ormai lavoro, io insieme alla
al mio gruppo di lavoro in contesti che sono inferiori ai 50.000 abitanti, quindi paesi di 150 abitanti a quartieri di massimo 50.000 abitanti, quindi come dire, sono in un contesto di prossimità con le comunità che veramente vivo, carnale, sanguigno, e credo che parlare di piccoli centri, aree interne che appunto non sono solo le aree montane, sono anche le coste abbandonate, sono le nostre periferie, c'è tanta letteratura anche a sproposito sulle periferie, e penso che però in questi territori si può effettivamente fare rigenerazione consapevole nel momento in cui si portano nuove energie che purtroppo non arrivano dalle aree interne, ma arrivano spesso dalle aree metropolitane. Io se non avessi avuto una formazione tra Torino, Bologna e Ferrara, molto probabilmente non avrei saputo lavorare nel mio contesto a Rosarno in Calabria o a Preci o nella Bassa Padovana, perché quelle esperienze, quelle skills le avevo maturate in contesti metropolitani. E in questi contesti piccoli, marginali, spesso ciò che effettivamente può innescare dei processi di rigenerazione urbana sono delle comunità intermittenti, delle comunità che arrivano e vanno via. Quest'anno a Preci l'abbiamo sperimentato, Laura è stata parte di questa comunità di 50 persone che sono venute, hanno abitato quel luogo per 8 giorni e hanno lasciato idee, ma soprattutto delle relazioni con i cittadini. E queste comunità intermittenti funzionano proprio per smuovere quelle necessità che spesso sono sopite in questi territori, far emergere le competenze che invece questi territori hanno e soprattutto inserirle all'interno di un processo di progetti di rigenerazione che a un certo punto svegliano anche le istituzioni. La cosa che è successa a Preci è abbastanza significativa, perché dopo 3 anni di lavoro in un'area del terremoto, noi abbiamo lavorato su un'area aperta, quindi non un edificio, non un luogo chiuso, sul lungo fiume. Bene, dopo 3 anni il sindaco ci ha chiesto: ci date una mano per riqualificare, rigenerare il lungo fiume di Preci? E quello è un, come diceva Filippo, un'area aperta che ha bisogno, che poi diventa sistema, che diventa area più ampia e soprattutto naturale. Nei ragionamenti che abbiamo fatto stamattina, la cosa che un po' è stata sfiorata, che però credo che in questo panel debba essere affrontata come si deve, è la questione delle comunità. Io parlo appunto di comunità intermittenti, ma spesso le comunità che abitano questi luoghi non ci riconoscono, dicono: ma voi che fate? Che lavoro fate? Ed essere legittimati dalle comunità, dei cittadini con i quali abbiamo a che fare, a un certo punto come dire, crea anche la legittimazione nei confronti delle istituzioni. La rete deve essere brava in questo. Ilda e anche altri parlavano di alleanze. Noi non possiamo dimenticare che le alleanze devono essere appunto con i piccoli e con i grandi, e in queste tappe che faremo quest'anno sarà secondo me necessario anche aprirci alle comunità che abitiamo e che magari incontreremo nelle nostre assemblee, nei nostri viaggi, perché le comunità devono essere in grado di riconoscerci e soprattutto di capire il lavoro che facciamo e la necessità, l'esigenza, no? E la loro esigenza diventare il nostro lavoro principale. Quindi questo gioco comunità intermittenti, di analisi delle comunità, c'è un altro elemento. Spesso ci dimentichiamo che i fruitori culturali, appunto come diceva Filippo, poi diventano produttori, magari non di cultura, ma sicuramente di nuovi contenuti, di media. E in questo appunto ci dimentichiamo che i punti di riferimento culturali che hanno le piccole comunità, come anche le comunità più grandi, spesso sono uguali. Sono appunto la televisione, internet, e le cose che noi portiamo, le attività, le proposte culturali che noi portiamo in questi territori, appunto non sono leggibili. O meglio, diventano leggibili con un lavoro che diventa appunto capillare e di prossimità. Quindi ci rendiamo conto che non c'è un problema di aree interne o di aree metropolitane, ma tutto deve essere in qualche modo mischiato, appunto deve nascere un'alleanza tra aree interne, perché altrimenti continuiamo a pensare alle aree interne in maniera molto romantica, no? Come dei luoghi spopolati che poracci stanno
in mezzo alle pecore, però quanto è bello che siano in mezzo alle pecore. Bene, noi dobbiamo proprio eliminare questa visione romantica delle aree interne e vederli come appunto delle diversamente aree più metropolitane. Poi è ovvio che a livello che hanno dei bisogni su scala diversa, però dobbiamo appunto togliere i filtri del cittadino che va in campagna a salvare questi territori. E su questo forse c'è uno strumento, la capacità di condividere, di analizzare e condividere gli impatti che i nostri lavori, che le nostre attività hanno in questi territori. E dico condivisione proprio per questo, perché poi è vero, i cittadini non sono più solo dei fruitori, ma sono anche dei produttori. E questa produzione deve essere anche letta da noi, deve diventare uno strumento che possa poi essere governato anche da chi vuole avvicinarsi al mondo della rigenerazione urbana. Sono stato un po' così sintetico e forse approssimativo, perché appunto ho detto tutto ciò che avevo scritto nel lungo viaggio di ieri. Però ecco, condividere gli impatti, essere in grado di leggere quello che facciamo e saperlo comunicare soprattutto ai cittadini con i quali lavoriamo ogni giorno. Avrei dei commenti, ma mi tengo dopo l'intervento. In particolare sull'esperienza San Sepolcro, che ci porta, forse il contesto che stiamo vivendo oggi è rispetto alle tue molteplici esperienze che riguardano anche le aree metropolitane, naturalmente, però ci porta anche al tema. Sì, allora, parto da un secondo solo ringraziamento a Laura, perché la prima volta che l'ho vista, lo posso anche dire, l'ho conosciuta in questa stanza, andava in su e in giù, era arrabbiatissimo, un giorno non si dice il peccato, però gli voglio fare ringraziamento, perché era l'unico giorno, cioè l'unica cosa che era certa, era 2 mesi fa, era la data, il 5 dicembre, era qui che passeggiavo in su e giù al telefono, stavamo guardando con altri di Federculture in Toscana, cos'era caserma archeologica, e lei poi ha detto è riuscita realmente a creare, quindi veramente un applauso veramente a Laura, che è riuscita a creare questa iniziativa. Detto questo, allora, che cos'è? Venendo alle cose pratiche e concrete, la Regione Toscana ha promosso insieme ad ANCI Toscana e a Federculture, io faccio parte del team di Federculture, questo piano integrato di sviluppo dei territori a base culturale, cioè sono stati identificati 2 comuni all'interno dell'area della Regione Toscana. Vedo anche il direttore, che ringrazio insieme anche all'assessore per la grande sensibilità e attenzione, perché questa metodologia secondo me rappresenta veramente proprio un salto di qualità, di innovazione importante nuova metodologia di lavoro. Cosa è stato fatto? Cioè è stato individuato questo progetto pilota che ha come obiettivo quello di fare, lo dico male però forse rende bene l'idea, invece di fare un piano strutturale urbanistico, quindi immaginare la città per i prossimi 20 anni, è un piano strutturale della cultura, cioè mettere insieme tutti quelli che sono gli operatori culturali, ma non soltanto gli operatori culturali, cioè in questo caso la cultura è un po' il fil rouge, l'elemento che in modo così integrato, multidisciplinare, deve tenere insieme quelli che sono gli operatori che gravitano una città, quindi gli operatori culturali in primis, ma poi anche il mondo dell'economia, quindi la politica, quindi le categorie economiche e via dicendo. Cioè quindi il senso del piano integrato è quello proprio di fare una fase di analisi, di studio, individuare quelli che sono gli obiettivi, individuare delle azioni e poi soprattutto delle linee di intervento su cui poi concretamente intervenire mediante finanziamento, mi auguro ci sia appunto successivamente da parte della regione, ma anche da altri soggetti privati come istituti di credito, tramite progettazioni europee e via dicendo. La novità è nel fatto dell'approccio multidisciplinare, perché spesso c'è e questo è emblematico nel caso appunto dei piccoli comuni, si tendono a lavorare per comparti, per settori, a non dialogare tra di noi, anche tra i vari soggetti che vivono quello che è un territorio. Penso, brevemente ti racconto, però mi fa piacere che raccontando quali sono i casi poi si desume quelle sono le linee generali.
il caso di Rapolano. Rapolano sono due comuni diversi, no? Rapolano è un comune piccolo, comune di 5.000 abitanti, diviso tra varie frazioni, comunque era una grandissima rivalità tra frazioni. Venendo da Firenze pensavo che noi a Firenze avessimo il massimo della Montoscana, quella della rivalità, ho scoperto che mi sbagliavo clamorosamente. A Rapolano ci sono 7-8 frazioni, Rapolano che non si parlano, quelle di Serre di Rapolano, addirittura hanno fatto un referendum per unire con Asciano e a Serre hanno votato contro Rapolano Terme. Quindi ci sono dinamiche, ma si sta parlando di nuclei, di centri abitati che hanno poche migliaia di abitanti. Quindi cioè, questo per dirvi un attimo quelle sono le dinamiche, un territorio quindi molto articolato, frastagliato, con un'autoreferenzialità, cioè vado velocissimo. Però qual è il tema? Viene fuori ad esempio nel caso di Rapolano che il problema, faccio per dire, non è come gestire o come riaprire quel teatro, perché in una comunità di 5.000 abitanti ci sono ad esempio tre teatri, quindi il problema non è soltanto un problema gestionale, è un problema di più di politiche sociali e anche urbanistiche. Cioè abbiamo un centro abitato a Serre di Rapolano, che prima era un po' la zona bene, la zona che ad oggi è abitata soltanto da 52 nuclei familiari, che non c'è una funzione economica, quindi non ci sono nemmeno un negozio per comprare un litro di latte o un giornale, che è completamente vuoto. Quindi si pone il tema di una riflessione che quindi non è una riflessione culturale, è una riflessione di carattere sociale, una riflessione che in primo luogo forse è proprio urbanistica, quindi capire e invertire quelle che sono state le politiche urbanistiche che hanno portato magari a costruire fuori a quelli che erano i borghi, portare uno svuotamento di funzioni, e ora c'è il problema opposto di come riportare le persone, come riportare le funzioni e quindi di conseguenza quali politiche di carattere fiscale, carattere economico, quali politiche culturali e via dicendo. Quindi una riflessione che questo piano proprio deve ad aiutare. Faccio un altro esempio su Rapolano, il classico, un altro su Rapolano, poi vado anche a stanza proprio, però è l'esempio di Campomuri. Campomuri forse non so se chi di voi lo conosce, però è un sito archeologico che potrebbe essere una di uno straordinario importante. Rapolano è conosciuto per le terme e per il travertino. Campomuri erano le vecchie terme etrusche e romane che si trovano a 300 metri dalle terme di San Giovanni, che sono le terme private di Rapolano Terme. Ecco, bene, lì era un luogo che è stato scoperto al momento in cui stavano la ditta che stava facendo i lavori, che stava estraendo il cavernino, il travertino, ha scoperto questo sito archeologico. Quindi da qui è nata una battaglia con gli archeologi, che sono veramente sdraiati fisicamente a difendere quello che era il presidio, che non vi racconto, non raccontare le storie di gente che bucavano le ruote. Insomma, è stata una battaglia che ha coinvolto quella comunità per decenni. Ad oggi ci troviamo di fronte che la sovrintendenza ha vincolato quel luogo, ma solo quel luogo e non l'area intorno. Il luogo è stato dato dal demanio al comune per una cifra simbolica di un euro. Il comune però non ha la governance, la struttura per poter ancora gestire quel posto, tant'è vero che ad oggi mancavano le targhe, non si è stato completamente ancora completato gli scavi, banalmente c'era l'erba alta, quindi c'è un problema gestionale. Quindi in questo caso una disponibilità da parte della sovrintendenza a gestire quello, pensate le potenzialità di quel luogo, cioè il turista che va alle terme a 300 metri c'ha le terme romane etrusche, va bene, che si trovano accanto, proprio cioè in mezzo a una cava di travertino, che è una cosa impressionante. Poi l'altro grande tema è come riconvertire quel territorio che è stato cavato, perché lì sono delle colline intere che sono state sbancate. Ora, per dirvi questo, come dire, cioè, quando si parlava anche, lo diceva molto bene anche Emiliano, i vari livelli che non dialogano, bene, abbiamo il piano cava della regione approvato nel luglio di quest'anno, che conferma quella zona come zona di cave in cui si può cavare, quindi si possono essere ancora estratte. Bene, l'obiettivo, il comune, ma anche quello che stiamo facendo noi, in realtà ha una visione completamente antitetica. La sovrintendenza è che ti dice alcune cose, i privati potrebbero essere coinvolti in questo progetto e via dicendo. Questo per dirvi come i vari livelli istituzionali, privati e pubblici non si sono trovati intorno a questi esempi concreti, ancora intorno a un tavolo, di come una straordinaria occasione di rivalorizzazione, di rifunzionalizzazione di quel territorio non è stata così adeguatamente sfruttata. E poi l'altro aspetto, appunto, su questa collana, è il tema poi della tutela anche del paesaggio, perché noi abbiamo creato dei vuoti che invece devono essere portati nuovamente ad una nuova vita, perché intere colline, che sono le colline, appunto, le bellissime colline senesi, che si trovano completamente sbancate, che invece potrebbero diventare occasione per installazioni di opere d'arte, per attività sportive all'aperto, per attività culturali, cioè una riflessione che manca. L'obiettivo, ad esempio, di questo piano è di una riflessione, è come se
noi fossimo dei facilitatori per produrre un valore, va bene? Quindi un valore è una, insomma, un modo di ragionamento che poi porti delle buone pratiche, delle buone politiche di amministrazione. Chiudo una cosa sulla sostanza e poi per parlare, perché sennò poi posso... Posso dirla? No, sostanze bulk, perché anche lì tante le dinamiche di Rapalano poi in condizioni ovviamente diverse, ma si producono anche qui, quindi anche qui c'è il tema dello svuotamento del centro storico, e per gli aspetti urbanistici, delle attività commerciali. Qui forse il problema, e dico solo vedo anche perché poi non posso anticipare, sennò poi il direttore si arrabbia, le potrebbero essere le conclusioni di questo piano, però il tema centrale, eclatante, è un tema di governance, cioè qui abbiamo a 10 metri da qua il Museo Civico di Piero della Francesca, 20 metri più là c'è la Fondazione Piero della Francesca, Museo Civico, Fondazione Piero della Francesca, partecipata dal Comune, sono due soggetti in realtà che non dialogano tra di loro. Cioè emerge da un soggetto esterno che viene, che parla, che approfondisce, che studia, questa mancanza, non soltanto da un punto di vista scientifico, cioè quindi di un legame, quindi proprio in termini di come è pensata tutta quanta la struttura, ma proprio anche in termini di governance, dal punto di vista gestionale, gli orari, poi c'è la bigliettazione però del tema degli orari gestionali, cioè emerge in modo lampante come sia necessaria, in molti casi, ho fatto un esempio, tutti esempi pratici, però il tema della governance sia un tema centrale per migliorare e valorizzare quelli che sono i beni pubblici e quindi anche qua, insomma, dare anche un'offerta migliore ai turisti ma anche ai cittadini. Grazie. Io credo che il tempo sia esaurito da un po', devo dire non esco ottimista da questa sessione, e in particolare lo dico con piena onestà intellettuale, però il quadro che hai tracciato tu, che è di un realismo, devo dire, schiacciante, no? Però ci dice ci sono governance estremamente complesse e difficili da scardinare. Ma anche quello che ci diceva Filippo, cioè fare innovazione sui bandi, che io sottoscrivo tutte le tue proposte, poi sappiamo quanto sia difficile. Allora mi chiedo se non ci sia spazio per fare delle sperimentazioni 2.0 sulla rigenerazione degli spazi, scusate il bisticcio, che vada a toccare alcuni elementi nodali, che anche Ezio aveva sottolineato quando aveva moderato il suo panel, che abbiano a che fare in particolare con la sostenibilità, linkando la sostenibilità magari al tema che tira fuori Angelo della misurazione degli impatti. Quindi sarebbe interessante capire se coinvolgendo una fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, una fondazione Cariplo, dei soggetti come SNAI e altri soggetti ancora, la fondazione Unipolis, magari se non si possa fare una sperimentazione per trovare delle nuove modalità che permettano a delle storie che sono bellissime, sono generanti, come rigeneranti, come diceva Filippo, e perché queste trovino una nuova sostenibilità economica, magari basando la sostenibilità economica sulla capacità di produrre dei risultati utili per la collettività. E quindi da un punto di vista sindacale, secondo me questo può essere un terreno di lotta molto forte, quindi fare sì che queste pratiche abbiano il riconoscimento della pubblica utilità e con tutti i vantaggi che questo ne consegue. Ma la pubblica utilità poi deve essere misurata, deve essere condizionata effettivamente alla capacità di generare. Basta, mi fermo qua. Allora, dunque, passiamo la parola a artisti professionisti della cultura come agenti di cambiamento, che è una dei must di Linda Di Pietro, Caos, Terni, Sa Manifattura di Cagliari, Elena Pelosi, Mazzi di Roma, Ilaria Margutti, e come moderatore, grazie davvero Bertrand di essere qua, Bertrand Nisse di Che Fare. Minuti precisi? Faremo, bravo! 20 tutto, va bene, velocissimamente. Allora, intanto grazie dell'invito e della due giorni, che sta diventando di momento in momento sempre più interessante. Credo che nonostante ci avessimo tutti grandi aspettative, siamo decisamente sopra, per cui è... Veramente? Ho fatto un piscato e oggi dico... Allora,
qualità, prendo la parola proprio allora, su questa cosa qua. Stamani in vari interventi, sicuramente molto un po' fuori l'intervento di Michelli, anche quello di Ferrari e in una serie di altri elementi, è ritornato nel, un discorso, cioè quando ragioniamo in termini di quello che per il momento stiamo definendo come rigenerazione urbana a base culturale, ci sono tanti elementi che emergono, ad esempio oggi Michel diceva sviluppo culturale, detto, parliamo di sviluppo, assolutamente sì. L'altro pezzo è parliamo anche di culturale, che è l'altra cosa, nel senso che questa è l'esperienza di tutti noi, negli anni appunto per cercare forme di sostenibilità, per cercare di stare dentro con il fine mese sostanzialmente, molto spesso la parte culturale di questo lavoro rimane in fondo, questo perché c'è un stato rapporto di diciamo feedback tra progettazione e valutazione, per cui molto spesso gli erogatori non possono, non hanno proprio gli strumenti anche per valutare la qualità, perché è la cosa più difficile in assoluto, e quindi molto spesso rinunciano, preferiscono valutare altre cose con tutta una serie di cose. Sappiamo bene qual è il problema delle metriche di questo periodo. L'esito finale di questa cosa è che sempre più spesso nella progettazione anche la parte di fondi impiegate nella produzione culturale, nella curatela, anche se in senso stretto, scende a precipizio. Nei bandi ultimamente, a me capita di fare da valutatori, barra advisor per tutta una serie di soggetti anche che erogano, vediamo sempre di più che, ma sì, a quest'artista che viene in residenza per un mese, quanto vediamo? 300 euro, sì, vai e goditela. In realtà la cosa non è solo un problema di quel singolo programma, ma è un problema di sistema, visto che abbiamo ragionato, come diceva anche Filippo, in termini di un sistema che si sta creando, questo pezzo deve essere messo sul tavolo in modo prepotente. Sicuramente una serie di soluzioni sono quelle collegate al tema della sostenibilità di alcune forme di pratica culturale, sicuramente c'è tutta una parte che non è, non vuole stare in piedi solo, non può stare in piedi solo con la produzione culturale, perché si diceva a Milano qualche settimana fa, e viva le birrette da questo punto di vista, che aiutano anche la parte di produzione, e quindi non è un assolutamente non da rinnegare, però l'elemento rimane molto forte, per cui come è possibile ragionare in termini di qualità di produzione culturale e di curatela all'interno del mondo degli spazi rigenerati a base culturale, soprattutto perché è una cosa che costa un sacco di soldi. Passerei la parola. Allora, grazie, intanto è un'emozione essere qui perché è un pezzo di un percorso lungo e lo sappiamo. E proprio ieri notte diciamo, abbiamo condiviso l'importanza di questo termine a base culturale, che porta con sé chiaramente tante dimensioni e tante sfumature. Nel mio caso, nel caso che porto, nell'esperienza che rappresento, il tema non è tanto, e per questo faccio qualche passo indietro, per chi lavoriamo, ma è con chi costruiamo l'istituzione culturale del futuro. Quindi sposto l'artista al mio fianco. Non a caso il lavoro che abbiamo fatto con Angelo, con Leonardo De Logu, il lavoro che facciamo a Terni, il lavoro che fa Laura con Ilaria, è un lavoro di intelligenza collettiva, è un lavoro di condivisione di curatela, in cui la figura dell'artista non è la figura del giullare di corte, ma è parte integrante di questo percorso di rigenerazione. Perché? E perché lo dobbiamo tenere dentro con le unghie e coi denti? Perché ha una capacità prefigurativa che altri non hanno, perché l'artista, come diceva Filippo, e le pratiche artistiche hanno una capacità di immaginare l'immaginazione del futuro, a volte presa per ingenuità, invece con grande capacità di dimensionare nel tempo, di dimensionarsi nel tempo. E quindi le nuove istituzioni devono supportare queste capacità prefigurative, devono stare nel pre, quindi prefigurare, stare in quella parte che non è necessariamente del prodotto finito, ma accompagnare i processi di creazione. Per questo le residenze artistiche, non a caso la Toscana è terra anche in questo di avanguardia, è stata la prima regione che ha istituito il concetto di residenza artistica. Se volete, gran parte dei processi che noi generiamo nascono anche da quel percorso, comunque se lo portano dietro. Io nel 2003
insieme a Roberto Castello presentavamo una delle prime, Roberto Castello coreografo toscano, presentavamo una delle prime leggi appunto per le residenze artistiche in Toscana, ci ritroviamo in Toscana a fare questi discorsi, quindi gli artisti come avanguardia che però stanno dentro anche il sistema e fanno parte dell'infrastruttura, non per forza in forma antagonista. È chiaro che l'istituzione si può costruire sotto diverse forme, si può costruire come resistenza, e quindi parlavamo dell'asilo, no? In varie, oggi, ieri è ritornato. Come nasce quell'istituzione culturale che esiste a Napoli? Nasce per resistenza, per consuetudine, si legittima attraverso un percorso e un'esperienza di resistenza. Ci sono istituzioni che si autodefiniscono tali, che nascono per antagonismo e per conflitto. Quello che cerchiamo di fare noi è di costruire un cammino parallelo, che è dicotomico, che è quindi diverso, ma che non esclude, che non è escludente. E non a caso questo è un tavolo di alta qualità, perché ci permette un dialogo a multilivello e intra-interessi, come diceva Hilda. E poi ancora la presenza dell'artista in questo, e comunque dell'operatore culturale, del curatore dentro questo processo, ci permette di far uscire le pratiche riproduttive, produttive e riproduttive, fuori dai ghetti privatizzati dell'arte contemporanea, ad esempio. E quindi Ilaria Margutti, che ha il suo atelier qui, che presenta all'interno di questo spazio, che è uno spazio di aggregazione collettiva, opere artistiche di alta qualità, esce dal ghetto dentro cui l'arte contemporanea l'ha in qualche modo inserita, dentro la bolla dell'arte contemporanea, e entra dentro la società. Un minuto, aiuto. E quindi sono antidoto alle bolle. La presenza dell'artista dentro questi processi è antidoto alle bolle. Quello, diciamo, tra le tante cose che andrebbero dette, appunto, è che l'arte non è mai innocente, e quindi anche quando si vuole relegarla nell'arte per l'arte, in realtà il suo effetto di medio e lungo termine è estremamente rilevante. E penso a Piero della Francesca, che è a 50 metri da qui e che forse all'epoca non era un artista politico né sociale, anzi probabilmente nasceva dalle commissioni appunto rinascimentali, ma oggi rappresenta l'identità di una città, e quindi in qualche modo il suo lavoro, la sua presenza, la sua energia ha prodotto nel medio e lungo termine quello che neanche lui immaginava. E concludo perché qui dentro c'è l'energia, secondo me, della prima rigeneratrice urbana italiana, che è Maria Lai. Ieri Ilaria Margutti ce ne parlava. Maria Lai appunto negli anni 80 decide di unire un paese sardo, e qui appunto concludo con la mia esperienza dell'ultimo anno in Sardegna, decide di unire un paese sardo con un pezzo di nastro azzurro, e Ilaria ci ha preparato questi quadernini con il nastro che rimane aperto, proprio perché oggi non va di moda la parola legarsi, ma quello che facciamo qui è provare a legarci, e legarci tra di noi facendo emergere anche i conflitti, quindi quelle linee che ci uniscono ma anche quelle che ci dividono, e soprattutto per legarci alla montagna, che è l'insegnamento di Maria Lai, per legarci a qualcosa che vediamo, e lassù è lontano, ma che vogliamo raggiungere. Grazie. Allora, adesso a Ilaria, ti butto lì una cosa velocissima. Allora, torna spesso, mi ricordo anche un intervento che ha fatto Laura a Follonica prima dell'estate, la questione arte per l'arte, sì o no, cosa vuol dire? C'è sempre un tema che gira in questi mondi, cioè la cultura è un driver, è qualcosa che sta intorno, fa sistema, l'enzima, da questo punto di vista, ovvero in questo tipo di spazi si possono fare solo produzioni culturali che sono connesse necessariamente e finalizzate a qualcos'altro, oppure no? Allora, io non provo a rispondere in base a come anche ho in testa le cose, ma anche in base a quello che mi chiedi. Io sono un artista che nasce come artista, che vuole fare l'artista, e che poi nel cammino ha trovato l'insegnamento e successivamente caserma archeologica. Quindi ho un po' quell'essere artista che guarda l'arte e la società da diversi punti di vista, quindi dalla parte dei ragazzi, della scuola, di questo spazio. Insieme a Laura è nato questo connubio che effettivamente ha dato concretezza a delle idee. Quello che diceva Linda prima è assolutamente condiviso, è vero profondamente,
come artista da una parte mi sento come quella che quando fa un'opera a quanto la vendi, che a me mi fa male il cuore, perché non si può valutare solo economicamente un lavoro che è un processo invisibile di formazione, di contenuti, di crescita anche personale, e dall'altra parte un mercato appunto dell'arte che ti demoralizza, e invece poi incontro questo mondo che è una rigenerazione non solo per quanto riguarda gli intenti urbanistici delle società, ma anche proprio di persone, che è un altro mondo. E questo ovviamente poi si riscontra, come diceva Linda, in quell'altra situazione dove l'artista diventa un po' il giullare di corte, quando invece io in questa condizione qui insieme a Laura costruiamo intorno a una visione che non è solo la mia ma è comune, perché comunque il lavoro lo facciamo insieme sempre, non è Laura solamente la progettista, cioè c'è una visione che nasce da una fioritura dentro queste mura che è comunque insieme. E quindi ecco, io mi sento rifiorita anche come persona, che artista, che invece prima in un certo senso, comunque con una certa univocità di visione artistica, che era quella del mercato, delle gallerie, dell'essere al centro dell'attenzione, di fare più mostre rispetto a un'altra artista, che è un'ansia da prestazione, quando invece io come artista ho bisogno del tempo, della riflessione, dell'entrare dentro, che è poi quello che mi ha permesso, grazie anche al lavoro che faccio sia come insegnante ma anche come artista che ricama, e quindi per forza di cose ho bisogno del tempo, che mi ha permesso poi di riconoscere Caserma. Se io non avessi avuto questo processo non avrei visto quello che nascondeva queste mura. E anche Laura ha avuto fiducia, quindi, di questa visione, quindi non è solo l'artista che vede e tutti che vanno dietro come se fosse quello che conduce il flauto magico, anche perché nell'arte non è tutto puro, lo sappiamo, cioè non è l'artista solamente colui che vede il mondo in maniera pura, no, esistono delle competitività, esistono tanti livelli, a livello sia commerciale ma anche di contemporaneità, che forse proprio perché l'arte contemporanea non è così tanto a fianco, come diceva prima Ilda Curti, che ha sempre bisogno di essere, cioè che bisognerebbe stare nelle prossimità, invece l'arte contemporanea non sta sempre nelle prossimità. È difficile da capire, forse a volte gli artisti giocano proprio su questo, sul fatto che le loro opere sono incomprensibili, e quindi si arriva anche a giocare con il pubblico. Quindi per me è una riflessione profonda. L'artista, secondo me, ha una grande fortuna di poter scegliere, cioè di poter scegliere, di poter seguire in questo momento della nostra storia la propria vena, la propria libertà, e per me è un'occasione che non può essere buttata al vento. Io ho una responsabilità sia per quello che chi è venuto prima di me mi ha permesso di essere qui oggi in questo momento storico, e quindi la stessa responsabilità la voglio restituire come una eredità. Per me l'artista ha una responsabilità ed è uno strumento che lavora con una propria dote e che può essere libero in quella dote, però è uno strumento che dovrebbe aiutare a guardare il mondo e a crescere insieme anche a questo tipo di progettazioni. È difficile togliere questo ego dagli artisti ed è difficile camminarli a fianco, perché sono sempre molto incentrati su se stessi. A me questa esperienza mi ha proprio fatto uscire da questa condizione. C'è un elemento in qualche modo che anche questo è rimesso un po' in alcuni discorsi sia qua nei panel che durante il pranzo, poi questa cosa negli ultimi anni è sempre stato ok, sì vabbè, ma sono ragazzi, no, in qualche modo, cioè è una cosa, anche se ormai diciamo siamo variamente più non ragazzi, non so come dire, però in qualche modo è rimasto questo elemento, cioè sono, cosa vuol dire, infantilizzati in quanto produttori di cultura all'interno di questi contesti, sono infantilizzati in quanto soggetti marginali dal punto di vista della produzione.
della cultura. Eppure, in qualche modo, si stanno aprendo sempre di più una serie di interlocuzioni anche con i mondi della cultura ufficiale. Ufficiale cosa vuol dire? Stabiliti, diciamo, e riconosciuti all'interno di quello che si può definire il dibattito, l'arena culturale più ampia, se vogliamo anche mainstream, con questo non intendo dire niente negativo, ma assolutamente, diciamo, riconosciuto agli interlocutori anche che non sono qua oggi, per dire. Che può essere, esatto, un buon modo per passare la parola a Maxi. Buonasera, allora prima di tutto grazie e complimenti, perché chi fa questo lavoro sa la fatica in termini di lavoro e fatica e soddisfazione a trovarci qui e vedere tutte queste persone in questa giornata, quindi grazie e complimenti a tutte e due. E, allora, dunque, mainstream, non avevo mai sentito Maxi come mainstream, però ci può stare, ci sta. Dunque, sì, in realtà diciamo è un tema che prenderei velocissimamente un attimino più alla lontana, ma super veloce, cioè perché il Maxi riflette su questi temi, perché ha diciamo da circa 3 anni messo in atto dei processi e dei progetti legati alla riflessione sulla città, sul ruolo delle istituzioni e poi parallelamente sul tema del lavoro nel settore museale e della cultura più generale. Perché in realtà chi si occupa di contemporaneo, e questo vale anche per le istituzioni mainstream, non può prescindere da cercare di capire quali sono i processi, cosa avviene al di là diciamo, di istituzioni nazionali che hanno più o meno diciamo, finanziamenti pubblici, privati, per quanto possono essere bravi, ma poi c'è la realtà, cioè c'è quello che succede, c'è quello che avviene nelle trasformazioni delle città, dei territori, che vengono mosse da anche appunto questo tipo di racconti di cui parlavate voi e che fanno, diciamo, tutto quello che noi facciamo non può prescindere da quello che avviene nei luoghi e nel, diciamo, nel contemporaneo. Quindi è per questo che il progetto Città come Cultura in realtà è arrivato alla 2 edizioni e stiamo lavorando alla 3ª, di cui presto vi parlerò, e perché è qualcosa di aperto, abbiamo creato un'infrastruttura che fondamentalmente non ha una fine, è completamente pensata, è stata pensata per essere completamente aggiornata, continuamente aggiornata da tutto ciò che avviene, da quello che voi raccontate e dalla rete che può nascere di rigenerazione, dalle difficoltà che ci sono anche nel mettere in atto. Ti ricordi, Bertram, abbiamo parlato di uno dei temi a maggio, quando abbiamo presentato la pubblicazione, sul fatto che uno dei temi su cui probabilmente si deve fare un lavoro importante sono gli indicatori, cioè come si rileva, è uscito anche prima nel tavolo precedente, cioè capire quali possono essere dei rilevatori e degli indicatori del risultato anche di questi progetti, e che cosa succede diciamo nel tempo, dopo, nei territori, quando questi progetti sono attivati. E io un punto su cui però mi piacerebbe fare un ragionamento aggiuntivo, che poi so che si parlerà anche nel tavolo successivo, sono il tema delle competenze di cui parlava prima Tantillo, cioè il valore della competenza del lavoro delle persone, cioè la formazione da cui con cui partiamo nell'affrontare i progetti molte volte è importante, ma fondamentalmente non è sufficiente, cioè dobbiamo continuamente riaffrontare e riformare i nostri metodi, i nostri anche sì, metodi e strategie con cui affrontiamo il nostro lavoro. Quindi in questo senso, e questo diciamo è qualcosa su cui anche il Maxi riflette sul proprio lavoro interno, è un'autoanalisi continua di capire come oggi si mette in piedi quotidianamente il lavoro in un museo nazionale, ma a livello anche più piccolo, ma a livello locale, mettere in piedi realtà come la vostra richiede delle competenze continuamente e diciamo anche se aggiornate. E qui stamattina è uscito un tema del concetto di istituire una categoria di settore, che non ho ben capito se vuole essere anche in questo senso un termine in qualche modo legato alla competenza di rigeneratore urbano.
Ecco, su questo io vi chiederei, diciamo, di fare attenzione, cioè la bellezza del tema della rigenerazione sta nel fatto che tante competenze sono messe in piedi continuamente in dialogo tra di loro o in lotta tra di loro, ma questo rende possibile l'attivazione continua di questo tipo di processi. Come dire, definirsi rigeneratore urbano secondo me fa perdere il valore invece di professionalità, esatto, di questo ambito. E quindi nel costituire una rete un aspetto importante a mio parere è quello delle professionalità, quindi mettere in rete anche i professionisti della rete della rigenerazione, e quindi un aspetto, che poi è quello di cui mi occupo, continuo di formazione, cioè dei momenti pensati alla formazione, alla condivisione di lavori, di metodi, di strategie di lavoro, che sembra, diciamo, assoluto, poi si concretizza in concretamente come costruisco un bando, piuttosto come costruisco un progetto, come lo attuo, però molto, diciamo, concreto, perché poi è quello, cioè, il quotidiano è fatto di lavoro, diciamo, molto, no? Spiccio. Ho finito. Sì. Recap molto veloce, perché abbiamo ancora un minuto, siamo stati dragoniani coi tempi. Allora, su questo pezzo delle competenze ci serve molto molto a discutere sul discorso dell'arte, qualità, lavori della cultura e spazi, infatti passa poi dopo. Io credo che un po' emerge, e questo sarebbe anche interessante come rilancio per il dopo, un discorso su diciamo, le sensibilità e sentire le forme di produzione, che non sono cose poetiche che si mettono lì a caso, ma sono, insisto, la base del lavoro che facciamo. E su quello non ci piove. Tutto questo mondo, diciamo, c'ha bisogno in modo impressionante di quello che, passatemi il termine, tanto siamo qua, quello che si può definire un lavoro gramsciano di legittimazione. Non sto a usare egemonia, che magari è troppo forte, però per adesso è tagliato fuori da alcuni tipi di discorsi e da alcuni tipi di narrazioni, e quindi inevitabilmente anche alcuni tipi di rete di potere. Ancora però non è pensato e raccontato in primis al suo interno attraverso strumenti culturali più articolati di tanto, nel senso che si è fatto tanto lavoro in questi anni, ma c'è ancora tantissimo lavoro da fare per costruire anche degli strumenti di dialogo e di interlocuzione. Questo sui due lati, cioè sia da una parte quella pop, che se non ho capito male era il taglio che ti dava Carchidi, che non so più dov'è, ma quando parlo, ok, è così, quando parlavi del lavoro con le comunità, perché c'è tutto un discorso, diciamo, di traduzione verso quei mondi, che anche quello è un lavoro sicuramente di egemonia, fatemi passare il termine. Dall'altra parte invece il lavoro con quello che possiamo chiamare il mondo della cultura alta, non lo vogliamo chiamare mainstream, chiamiamolo istituzionale, tradizionale, consolidato, ma quello è in qualche modo. Un'ultimissima cosa, penso, l'anno scorso ero all'ambasciata italiana a Berlino, per quello pensavo a mainstream, perché c'è stato un bellissimo incontro con 100 interlocutori dei musei, centri culturali tedeschi, moderavo e c'erano Pietro Marchi per il Maxi e Poeri per la Triennale. Quello per me vuol dire mainstream in senso positivo. Secondo me, fra un anno, due anni o tre anni, a un incontro di quel tipo ci devono essere spazi di questo tipo. Sì. Questo è il punto. That's it. Eccoci. Usate i proiettori, possiamo fare? No, ok, possiamo definitivamente far salire. Allora, invito per l'ultimo panel Carlo Andorlini, moderatore da Università di Firenze, Luca Cantelli, Cato Sonato, Bologna, e Cristina Alga, che come, ci sono, c'è una serie di colleghi qui che vincono davvero. Siamo ad Angelo, il premio distanze, percorse, chilometri, mari. E Cristina, sì. Allora, tempi? Un'ora, no, scherzo. E, no, 20 minuti. Volevo fare una cosa diversa e applaudire la Laura, che è già stata applaudita, applaudire le persone che ci vedono dal video in quella tua stanza, che credo sia uno sforzo immane, cioè vedere se sei dietro ma non puoi vedermi direttamente, secondo me. Cioè, o
Ora sì, anzi, potete venire qua tutti insieme. Venite tutti, finiamo alla grande. No, perché sarà un metro e non riuscite, cioè, mi sembra un po' strano, no? Però bello, sì. Allora, proviamo a parlare di competenze, anche se nello scambio di mail con Cristina, con Luca e con Guido, che non c'è perché purtroppo si è ammalato, però ci ha scritto delle cose bellissime, se riusciamo leggiamo, e in realtà non eravamo proprio convinti di farlo, perché parlare di competenze a persone che hanno competenze e che dovrebbero dircelo, Cristina, come vedete, è già perentoria nello sguardo, e io provo a dire tre cose però alla rete, quindi alle persone che sono in sala, molte delle persone che fanno parte di questa rete, provo a dare tre linee che secondo me sono importanti, umilmente chiaramente, dal mio punto di osservazione. La prima, non per andare contro una definizione, una proposta fatta prima di immaginare che nei comuni ci siano assessori alla rigenerazione urbana, io ho capito il senso ma proporrei l'opposto. Proporrei che invece la rigenerazione urbana rimanga perfettamente un'operazione trasversale. E qui c'è Chiara Riscoli, che è la responsabile del progetto Giovani Sì della Regione Toscana, e per chi lo conosce è un progetto che sta provando a fare proprio questo esercizio, cioè a costruire le politiche giovanili non come politiche che sono di un assessorato, ma che sono politiche che attraversano. Io credo che la rigenerazione urbana abbia molto a che fare con questo ragionamento. Sì, Chiara, lo sito incastrato. E credo sia necessario invece, per dargli forza, quindi proprio per quello, a renderle trasversali. Il primo elemento che secondo me la rete potrebbe, almeno dal mio punto di vista, provare a fare. Il secondo, visto che rappresenta l'università, diciamo così, oggi, la rete parli molto con l'università, perché oggi se c'erano molti dei miei colleghi non avrebbero capito quasi niente di quello che si è detto. Ma non perché sono meno intelligenti di noi, ma perché sono in un altro mondo. E quindi se tentiamo di parlare, come diceva giustamente Ferrari prima, uno degli obiettivi della rete è quella di cominciare a parlare molto di questa roba. Ecco, parliamone molto anche con l'università, perché a parte alcune che sono presenti qua oggi, il resto è calma piatta. E quindi invece questa roba, a proposito di competenza, ha bisogno che a un certo punto l'università veda che questo è un investimento, se no siamo lontani anni luce. E basta, questi sono i due elementi che mi venivano in mente come premessa. E allora noi abbiamo un compito, no? Di rispondere a una domanda, perché il panel ci dice che lavoro facciamo. In realtà a me sembra, se siete d'accordo, che un po' tutti avete parlato del lavoro che fate, che facciamo, sentendoci tutti insieme in questo momento. In realtà questa domanda mi sembra si sia dato tanta risposta, e quindi non so se possiamo, ce la facciamo ad aggiungere qualcosa di originale che possa andare oltre e dare altro contributo. E secondo me è molto più interessante pensare chi ce la farebbe questa domanda, chi ce la fa questa domanda, che lavoro facciamo, chi ce la sta facendo, perché se lo facciamo tra noi, credo sia giusto parlare di tutto quello di cui abbiamo parlato, ma mi sento di dire, io vado molto, come dire, in forma tra virgolette provocatoria, ma tanto per mantenerci svegli, se invece ce lo chiede un cittadino, a parer mio noi gli dobbiamo molto dire che siamo degli imprenditori, che facciamo cose che hanno un impatto straordinario dal punto di vista sociale e culturale. Se parliamo con le istituzioni, secondo me va rigirato completamente il ragionamento e va detto che noi facciamo impatto socio-culturale. A me piace metterci la parola socio perché arrivo da quel mondo e mi piace metterla accanto a culturale, non so se accontento tutti, ma a me sembra fondamentale, e questo lo facciamo attraverso un'impresa che è anche culturale, quindi attraverso anche un processo imprenditoriale. Perché dico questo? Perché le istituzioni, visto che sono state un punto centrale in tutti gli interventi, cosa devono valorizzare del nostro, che lavoro facciamo? Io credo profondamente quel pezzo lì, credo che quel nodo che parla di competenze sociali sia quello che, passatemi il termine brutto, devono le istituzioni continuare a pagare a queste esperienze. Perché un conto è contribuire a una nascita, no, di un'esperienza di rigenerazione urbana, un conto è fare una serie di cose che le istituzioni possono fare per, ma un conto è mantenere un rapporto con quel
luogo, perché quel luogo sta cambiando dal punto di vista sociale e culturale tutto quel contesto. È quella la parte, secondo me, da valorizzare anche in termini di competenze, perché io ho l'impressione che certe volte, qui chiudo, scusate la lunga premessa, che noi siamo tante cose, e questo, proprio questo è un problema per chi ci ascolta, perché quando siamo tante cose non si riesce a far capire che cosa siamo, e allora bisogna un po' scegliere, un po' tagliare. Allora il mio consiglio è che all'istituzione dovremmo provare a proporgli proprio questo pezzettino. E qui lascio allora la parola a Cristina Alga e Luca Cantelli. Palermo, Bologna, esperienze bellissime di rigenerazione urbana, provenienze diverse delle persone che ora ascolteremo. Luca credo ancora si stia chiedendo come mai è qua, penso, perché almeno l'ultima volta che ci siamo parlati era una delle cose, dicevi tutto sommato, cioè ti trovavo abbastanza per sbaglio dentro, però ormai sei incastrato totalmente. E io ti chiederei non tanto e non solo di parlare di competenze, ma di fermarsi su alcune parole che loro mi hanno scritto negli scambi di mail. Cristina parlava di supplenza, che i nostri luoghi sono luoghi di supplenza pubblica, e questo quindi provoca molto il tema di che legittimazione abbiamo bisogno, di quale legittimazione abbiamo bisogno. E Luca parlava molto e parla molto di sostenibilità, che è un tema, ma la mette da una parte secondo me molto interessante, perché la caccia alla sostenibilità certe volte è un rubare tecnicamente tempo a continuare a fare il percorso che la mission di questi luoghi ha, perché quello è un tempo rubato in qualche maniera, e quindi in qualche maniera, come dire, le istituzioni devono creare le condizioni perché quel tempo invece sia riguadagnato per rifare quello che questi luoghi stanno faticosamente ma molto bene facendo. Cristina e Luca, avete il tempo che ci darà Laura che ci guarda, dite tutto quello che avreste voluto dire oggi, perché questo è il momento, non c'è un solo giro, per cui parola a Cristina e poi a Luca, vai. In realtà io anche un po', no, di competenze, io proprio tipo anni or sono un psicologo che mi ha vietato di prendere questo argomento, quindi ho un problema, non ne posso parlare, non ho niente in contrario, ma io personalmente non lo posso affrontare in pubblico. E rispetto anche alle cose che ci eravamo un po' scambiati via mail, si era appunto il tema della sussidiarietà, della legittimazione, ci sono state un sacco di parole in mezzo in questi giorni, e quindi ho pensato che di partire da una domanda, anche perché così siamo tutti stanchi, invece vi coinvolgo così nel ragionamento. E la domanda è: che vuol dire che il nostro lavoro è politico? Io vengo dalla teoria del linguaggio e della comunicazione, quindi sono fissata con le parole e quindi ci parto dalle definizioni. Ovviamente il nostro lavoro è politico per tutte le tantissime cose che ci siamo detti in questi giorni, cioè perché stimola la partecipazione alla vita sociale, perché fa inclusione, perché ha una dimensione esplicitamente collettiva, e fino a qui diciamo siamo tutti d'accordo. Ma letteralmente il dizionario politico, come prima definizione, dice che riguarda l'arte del governo, l'esercizio dei pubblici poteri e l'amministrazione dello Stato. E qui casca l'asino rispetto alla risposta alla domanda. Noi siamo qui perché vogliamo fare una rete che aumenti il valore politico del nostro lavoro. E quindi la domanda è abbastanza di fondo, diciamo, in che modo lo consideriamo politico. La risposta ha a che fare con quella che qualcuno chiama cessione di sovranità o socializzazione del potere, cioè ci riporta a delle questioni abbastanza fondamentali, sia nel rapporto con le istituzioni, sia nel nostro definirci nuove istituzioni. E ovviamente la risposta a questa domanda cambia da contesto a contesto, cioè cambia anche in base a quanto il contesto e le comunità in cui andiamo a operare sono mature rispetto al tema della partecipazione civica. C'è questo libro che ha scritto Ezio Manzini, che sicuramente quasi tutti i presenti avranno letto, che si chiama Politica del quotidiano, l'abbiamo presentato a Palermo, e lui dice che un'azione quotidiana, quindi per esempio il nostro agire nei nostri spazi, nei nostri luoghi,
Si fa politica quando produce un progetto di riconfigurazione dei comportamenti e delle sensibilità collettive, che è in qualche modo un obiettivo, no? Di tutto quello che spesso facciamo nei nostri spazi. E poi per spiegare che cos'è questa politica del quotidiano fa questo esempio, dice una persona, no? Un attore messo davanti a una problematica sociale che diventa consapevole di un problema sociale, cosa che a noi avviene ogni 5 minuti circa. E che può fare? Dice può individuare il problema, agire affinché qualcuno lo risolva, quindi esercitare il suo diritto di voto, cosa che è stata spesso abbastanza fallimentare negli ultimi tempi, ma non commentiamo. Oppure può convincere chi ha il potere ad agire per la risoluzione di quel problema, quindi può manifestare. Terza soluzione, può provare a risolverlo da sé, individualmente o collettivamente. E lui dice le prime due soluzioni sono politica, la terza è politica del quotidiano. Allora io ho pensato, ecco, quando l'attore siamo noi, questo noi qui presente, non fa semplicemente la terza, perché abilitiamo le persone ad attivarsi e quindi spesso siamo quelli che organizzano le manifestazioni più che quelli che ci vanno a manifestare e a partecipare. E spesso aiutiamo l'amministrazione locale a trovare la soluzione. Non so quante volte ho sentito dire, alla fine il bando l'ho scritto io. E arriviamo a trovare i fondi, perché quindi a trovare le risorse perché quella soluzione sia praticabile, e magari ci facciamo anche la valutazione di impatto e monitoriamo quanto quella soluzione è stata efficace. Allora, tutta questa cosa qui cos'è? È ancora politica del quotidiano? È politica? Mischia tutto. E quindi per tornare alla domanda iniziale, qual è il valore politico del nostro lavoro, ma anche quanto è giusto, come dire, quali sono i confini del lavoro politico che un operatore, un rigeneratore, un attivista culturale deve fare. E questa questione dei confini, per esempio, è stata già è molto presente, cioè, o quantomeno presente da più tempo, per esempio nel dibattito sul welfare, perché l'arretramento del sistema di welfare ha impattato in maniera violentissima sugli operatori sociali, che hanno quindi iniziato a interrogarsi anche prima di noi, che magari più spesso veniamo dall'ambito della cultura, su questo problema, no? Dove finisce il tuo compito e inizia quello di chi ha il mandato istituzionale di gestire il sistema di welfare, o almeno dovrebbe averlo. E si possono un po' trasportare queste domande anche nel nostro ambito, nel nostro campo d'azione. Qual è la nostra responsabilità intesa come abilità a rispondere? Fino a quanto dobbiamo essere noi quelli abili a rispondere ad alcune problematiche sociali che andiamo a incontrare nel nostro cammino? Una delle definizioni di innovazione sociale, no? Che è questa cosa che molti diciamo di fare, dice esplicitamente che innovazione sociale è l'insieme delle azioni collettive orientate a soddisfare bisogni che né lo Stato né il mercato riescono a soddisfare. Nello Stato né il mercato, no? Torna questa questione dell'attribuzione di ruoli e di responsabilità ai diversi settori della vita civica. Fino a che punto, la mia domanda è fino a quanto è legittimo agire politicamente nei territori a partire dalle esperienze che portiamo avanti, e quanto è giusto che ci siano dei bisogni che noi riteniamo fondamentali, penso al contrasto alla povertà educativa, che lo Stato non è in grado di soddisfare, e quanto è giusto che li soddisfiamo noi. Potrei anche fermarmi qui, diciamo, la domanda è un po' questa, la questione della legittimità.
io continuo a pensare com'è triste la prudenza e che la legittimità ce la prendiamo da soli nell'agire che facciamo, e quindi non è una questione di essere legittimati da altri, ma mi chiedo appunto dove si ferma, dove è giusto che si fermi la nostra abilità a rispondere ed è giusto rivendicare come vogliamo fare con questa rete attraverso una maggiore rilevanza e capacità di azione che anche la controparte pubblica faccia il suo dovere su alcune questioni, soprattutto proteggendo le marginalità e operando sulla riduzione delle disuguaglianze. E, perché è proprio, diciamo, su questo crinale che si può pensare un'alleanza tra il pubblico, il privato sociale, i rigeneratori, e che si può ripensare la funzione di pianificazione culturale e sociale delle città e delle aree interne, di tutti i territori in cui lavoriamo. Quindi alla fine il tema è politico perché riguarda questo, la giustizia sociale e la giustizia spaziale. Noi lavorando nei luoghi e negli spazi ci occupiamo di questa cosa qui, che è un tema politico anche nel senso che ha a che fare con l'arte del governo e dell'amministrazione, e quindi spero che l'obiettivo di questa rete sia di poter incidere e trovare una nuova forma di collaborazione che però lasci ampia autonomia e possibilità di esistenza a chi prova a fare questo lavoro, e tracciando il giusto confine tra ciò che è politico come lo intendiamo e ciò che è giusto che rimanga politico perché di competenza di chi amministra lo Stato. Grazie davvero, mi verrebbe da rispondere a me, ma chi sono io per rispondere? Mi chiedo e dico solo che secondo me, però alla fine la faccio la risposta, secondo me c'è molta geometria variabile rispetto alla risposta da dare alla tua giustissima domanda. I comuni che sono rimasti qua hanno possibilità di fare un lavoro che permetta probabilmente di indietreggiare questo avanzamento forzato a cui facevi riferimento. Tutti gli altri, non tutti, insomma tanti altri, questo, con questi non ce lo possiamo permettere, per cui per dire, questa è una macchina talmente potente, a parer mio, che non può fermarsi. E laddove c'è un indietreggiamento del pubblico, come molti interventi hanno detto, noi abbiamo, mi viene da dire, scusatemi, l'obbligo di esercitare quello spazio e quindi di esercitare anche le competenze che ci servono perché quello spazio sia agito e vissuto in maniera piena. Ma noi, vi dico noi ormai, come anch'io, rigeneratore acquisito da oggi, abbiamo da fare tante cose, Luca, oltre a quello di cui si parlava, quindi raccontaci un attimo rispetto anche al tuo punto di osservazione e all'esperienza che poi porti del mercato suonato di Bologna. In 8 minuti. Grazie. Un sacco, 2 minuti in più degli altri. A parte questo, innanzitutto grazie di nuovo a tutti quelli che ci hanno preceduto fino a questo momento, perché gli spunti e gli stimoli sono stati tanti. Sia ieri sia durante la giornata di oggi, e infatti le domande che ci eravamo poste in realtà sono state completamente stravolte, un po' perché si è tanto parlato di lavoro e di questo sono molto felice perché è un punto su cui spingo molto, un po' perché mi hai ricordato una cosa di cui abbiamo discusso mesi fa, che io mi trovavo a caso in quel contesto. Non mi trovo a caso qua, ma mi trovo a caso nel posto dove lavoro, nel senso, fino a 5 anni fa non avrei mai detto di lavorare per un'orchestra sinfonica. Questo era una delle poche certezze che avevo nella vita, e invece me ne trovo addirittura a gestire in qualche modo una. Questo mi dà un gancio incredibilmente interessante per quello che è il tema delle professioni, del lavoro, e non parlo delle competenze. Io mi occupo a vario titolo di tematiche concernenti la progettazione sociale e culturale e la rigenerazione ormai da un po' di anni. Butto giù un dato anagrafico soltanto perché secondo me è necessario. Io ho iniziato che ne avevo 26, ora ne ho 32 anni, anche se so di dimostrarli molto male, quindi non potete ridere senza problemi, non vi preoccupate. La Roberta me lo ricorda sempre ogni volta che ne parliamo.
E in questi 6 anni mi sono dato da fare. Ho lavorato molto, ho lavorato anche in contesti che non mi appartenevano, appunto il lirico sinfonico che non era mio. Questo è un gancio molto interessante su un po' tutti noi, e parlo di coloro i quali portano avanti i progetti di rigenerazione urbana, anche se il tema è molto ampio e dibattuto, non stiamo a entrare nella terminologia. Il discorso è, tutte queste competenze maturate o che maturano all'interno dei progetti stessi, che fine fanno? L'alta volatilità delle nostre professioni, il forte turnover che c'è all'interno dei progetti stessi, porta sì a nuova linfa all'interno di questi progetti costantemente, perché a un certo punto per un dato anagrafico o per ambizioni o anche soltanto per i propri tempi di vita, uno a un certo punto decide di smettere di stare 12 ore in uno stesso posto, tendenzialmente al freddo, a sistemare cose, perché magari a un certo punto ha una famiglia a cui badare e deve tornare a casa, oppure decide che è tempo di lasciare il proprio progetto a qualcun altro, perché altrimenti diventa troppo personale, troppo calato sulla stessa persona. Tutte queste tematiche portano però ad un interrogarsi su come stiamo gestendo queste energie. La formazione che viene fatta, spesso anche dagli enti erogatori stessi, penso a tutti i percorsi di formazione sia del pubblico privato tramite le fondazioni, rischia di diventare una dispersione di energie e di competenze qua attorno molto forte e di cui teniamo poca considerazione. Se non riusciamo ad agire in maniera concreta e vera sul mondo del lavoro anche all'interno di questi contesti, e capisco la volontà di non schiacciarci dentro le categorie, però allo stesso tempo qualche categoria sarebbe utile darci anche dal punto di vista proprio normativo, dal mio punto di vista, non riusciremo poi dopo a fare quello scatto per dare una sostenibilità a questi progetti, perché è bellissimo che ogni 4-5 anni il progetto si debba reinventare perché chi l'ha portato avanti decide di fare altro e quindi entra linfa nuova. Però questo mette anche in discussione la sostenibilità stessa dei progetti e quello che vogliono diventare poi dopo da grandi. Dal punto di vista del mercato sonato, questa esperienza di Bologna, che è un ex mercato rionale e che è stato preso da un'orchestra sinfonica in un quartiere che ha il reddito medio pro capite più basso di tutta Bologna, che non era assolutamente prevista un'orchestra in quel contesto, ci dà assolutamente una cifra di quello che si può generare attraverso questi progetti e delle competenze che possono nascere all'interno di questi progetti. All'inizio, e per fortuna hanno smesso, i musicisti si erano messi anche a fare i contabili e i progettisti di quello stesso progetto, e poi dopo sono entrate le persone, i professionisti come me, che portano delle competenze specifiche. Ma queste competenze che loro stessi maturano li portano poi dopo a deviare rispetto a quello che vuole essere il progetto, cioè la finalità stessa con le quali questo nasce. Oggi abbiamo sentito Farm e il fatto che una persona a un certo punto, se non ha i soldi o non ha la fortuna di avere in house delle competenze, se le deve creare. Questo però poi dopo drena energie da quello che si vorrebbe fare. Se non riusciamo ad agire, dal mio punto di vista almeno, dal punto di vista normativo, su un diverso trattamento del lavoro e della contrattualistica del lavoro, difficilmente riusciremo a colmare quel gap tra un settore che vuole avere dinamiche di mercato, giustissimamente, e un settore che invece ha anche delle velleità di esternalità positive che chiaramente difficilmente rientrano in un contesto di mercato. Non è possibile che gli operatori che lavorano in uno e nell'altro settore abbiano lo stesso trattamento dal punto di vista contrattuale a livello nazionale, perché a quel punto noi abbiamo sempre più bisogno di risorse per stabilizzare queste persone, e quindi da qui i bandi e da qui la ricerca costante a trovare nuove forme di finanziamento, quando in realtà si potrebbe agire su un maggiore efficientamento di queste stesse risorse. Quindi questo per dire che la rete secondo me è uno strumento fondamentale, e mi fa molto piacere che si stia costituendo e stia nascendo. Ritengo fortemente che
debba essere un luogo di discussione in primo luogo e di advocacy nei confronti dei vari livelli, quello regionale ma soprattutto quello ministeriale, per poter ottenere dei risultati concreti che non vedremo magari noi, che a un certo punto, come detto prima, faremo altro, a un certo punto troveremo il lavoro vero, come mi viene spesso detto, e dico guarda, qualcosina faccio già adesso, però va bene, ma che possano permettere a chi verrà dopo di trovare un ecosistema sostenibile dal punto di vista prima di tutto umano, perché la sostenibilità di cui noi parliamo tanto in questi progetti non è soltanto economica, la sostenibilità è anche umana, di tempi di vita che altrimenti spingeranno sempre più verso i margini di questi progetti, tornando a essere pulviscolo quello che invece deve essere una solida realtà del nostro sistema culturale e nazionale. Non mi chiamate una volta, magari il gruppo si è trovato, proprio alla fine, però ora ti rubo un minuto solo perché l'assenza di Guido Lavagna, rigeneratore campano, che purtroppo oggi doveva essere con noi ma si è ammalato ieri e ci ha permesso però di scambiarci delle mail. Vi leggo solo un pezzettino e poi noi come gruppo chiudiamo nella nostra corrispondenza mail. Scrive: sì, ma quanto pigli? Questa era la domanda che seguiva i circa 5 minuti necessari a spiegare ai miei nonni il lavoro che facevo e che faccio ancora. La loro preoccupazione di sapere di un nipote sistemato era alta, conoscendo le idee strampalate che avevo. Quanto pigli era un modo per dire che non avevamo capito mai quello che facevi, ma era certo che era un guadagno che motivava i nonni. Erano bravi a concludere una rassicurante: l'importante è che ti piace quello che fai. Il lavoro che facciamo è il lavoro che ci piace, è un lavoro che non ha orari e che molti non capiscono. Il lavoro che facciamo qui nelle terre di margine è la traduzione della bellezza a persone che non la percepiscono. Generiamo opportunità di benessere, proponiamo modelli sociali innovativi, non per forza inediti. Lavoriamo per produrre cultura. Ci prendiamo cura di spazi abbandonati e di pratiche trascurate. Lo facciamo con grande stile per produrre un valore condiviso che per noi è il vero valore. Mi sembrava bello.